L'obiettivo è non farti vedere dei oggi è mamma non guardare questa live, eh? Ci sono le due mamme. Perché mi devo far vedere? Scambisti? Ma... scambisti di chi? Io mi chiamo tua mamma e tua mia. Nascoste, eh? Allora, ci diamo le perse, ci diamo 5 euro a testa, ok? Io voglio i soldi per questa cosa, avete capito? Io ho portato la mamma qua e voglio i soldi. I soldi. Big money. Dring, dring, dring. Occhio. Tanti soldi. Alice, ti si vede, ma la signora è un attimino, capito? Oh, perfetto. Facciamo entrare le mamme qui con noi? Stanno per arrivare? Raga. E più che una famiglia io volevo l'anarchia. Vieni mamma. Come no? Oh, sì. Mamma. Venite, oh, un applauso alle mamme. Qui con noi, due sedie se si possono arrivare. Ci sono quelle sedie direttamente. Io questo avrei dovuto fare sin da tanto tempo. Ma perché? Non perché dice perché che fai le, allora, dici le parole. Mi metto vicino a Matteo e io mi metto vicino a Simone. Capito. Ti amo? Invertiamo. Ci vuole la parola di... Mamma. Lei si tira l'orecchio. Le... no, perché io sono bravo, no, signora? Bravo. Altro signora. Che... signorina, signorina. No. Signorina, avevo 10 anni, eh? Ma posso dire parolacce? No. 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 Comportati bene. Ti riempio di pugni. Comportati bene. Silenzio. Bene, eh? Ok, allora, cosa non posso dire, scusami? Parolacce, bestemmie. Non ho mai bestemmiato. Neanche io, mai in vita mia. E bere. Dina quell'altra là in fondo, eh? Sai che tuo figlio... Allora, eccoci qui, presentatevi pure. Vabbè, mia mamma, non dire, vuoi dire il tuo nome? Per chi non lo sapesse. Mamma Matteo. Mamma Matteo. Mamma Matteo e mamma Simone. Mamma Simone. Mamma Simone. Ma, io ho una piccola domanda. Cosa ne pensi della vita che Simone? Cioè, del lavoro che fa? Non ho le qualità per poter giudicare. Non so ancora cosa faccio. Che senso? Non ha capito bene. Non ha capito bene cosa... Posso dire meglio? Perché? Meglio, perché fa veramente un lavoro di... Ma proprio, cioè non il mio. Il mio è fatto bene, solo fa proprio male, capito? Cioè, lavoro... Ma cosa fatto... vuol dire? Anche mamma lo dice che non lavori molto bene. Oggi l'ho portata in studio, ho fatto come vedere... Della... Ma chi? Mamma. Alla mamma? Mamma mia, che bello. Mamma mia, sei in studio senza dirmelo? Allora, io ho un piccolo quesito per voi due. Ci potete raccontare te un aneddoto? Un debole, troppo bravo. Grazie. Ma tu non hai capito quante sene che ha? Ma cosa stai dicendo? Fa bene. Alice, non farti vedere. Alice. Dietro la pianta. Ma non l'ha visto ormai. Non t'ha visto nessuno. Dai, ma mi fa una schiena. Esatto, dai. Non... Vieni qua con noi. Guarda, vedi, sono mamma, fai così anch'io. Ci conto la testa, vieni qua, eh. Dai, vieni. Abbiamo una sedia anche per Alice. Presenza Alice. La nostra nuova ragazza, esatto. Siamo una coppia popolare, non popolare, ho sbagliato. Da passo, esatto. Passo. Senza pantaloni, sì. C'era. Ma basta, io non pensavo che fossimo in live, ero venuta qui per salutarti. Sì, sì, no, poi... Non è vero, è lui che ha detto facciamo entrare in live, sì, sì. Faccio no. No, è stata mia iniziativa, ho detto vorrei salutare... Quando tu mi dici, ma Simone, cosa fai sveglio alle 5 mattina? Perché mi sveglio alle 5 mattina è colpa sua. Perché siamo in live qua. Questa è vera. Questa è la droga anche. Cosa è la droga? Questo è il lavoro? Questa è droga. Dai, questo è lavoro. Ci sono rimane. Comunque, stavo dicendo, lui è un bravo ragazzo. Lui si dipinge come un bravo ragazzo. Ma guarda, la chat cosa dice? Chat, un bravo ragazzo, Simone, sì o no? Leggo cosa dice, le testuali parole della chat, ok? Guarda, ragazzi. Un verme, no, un verme. Grazie. È un porco, è bestemmia, è un verme. Si droga. Fa schifo, è un no. Verme. Fa schifo. Grazie, perché sei detto Simone sei un grande, bella per le mamme. Rosso sei un fallito, Alice sei stupenda. La chat, non noi. Ma no, quindi, ma che sorride. Ma no, dai, perché? Perché ti dicono così? Se non è vero. Vabbè, ma torniamo un attimo tra di noi. Ricordami il tuo nome? Non si può sapere. Non si può sapere. Ok, mamma Simo. Mamma Simo, riusciresti a raccontare un aneddoto di Simone piccolino? Di quando era piccolino piccolino? Ci devo pensare un pochino. Ok, nel mente voglio far vedere le foto di me e di Simone da piccolo. Che mi avevi aiutato. Che guarda, veramente una roba inguardabile, posso dire, eh? Cos'è quella roba? Che domanda. Perché è il baffetto un po' nostalgico? No, non è il baffetto nostalgico assolutamente. Aspetta un attimo che devo farla vedere, fatemela scaricare. Mazza, Zorro. Ma che Zorro? Guarda, carino, però. Sono fidanzato, Alice. 40, vabbè, 40 più o meno la data, 1940. Ma che 1940? Questo non è 1940, questo era che anno era, mamma? Baffettino. Ma non è il baffettino, quello è Zorro, perché mi piaceva Zorro, eh. Ah, ok. Ma tu devi farmi fare il baffettino con quello che è successo la guerra della, cioè, follia. Era carnevale, dai. È tipico vestirsi da cioè, è normale. Hai scelto tu.
Ma, mamma Simo, cosa ne pensi? Cioè, si vede che era un bambino birbante o un... Cioè, un bel... No, là ti impegnavi. Minchia, ma che forma aveva la tua testa? Dai, ora no. Vai, racconta la storia di come sono nato, mamma. Testa pera. Tutti mi chiamano testa pera. Giuro? C'ho la testa così io. Non usciva, 4,2 kg di bambino. A un certo punto... Così, disastro. Sono venuti sulla pancia, l'hanno tirato fuori. La testa così, la testa pera. Quindi è gigante comunque, cioè veramente tanto mamma, grande. Ma puoi dire qualcosa, mamma? Cioè, ma proprio è lunga. Ma c'è follia? Ma non mi difende tua mamma? Ma non mi difende mai tua mamma? Che è successo? Ma io ho bisogno di un conforto. Ora però sei messa a posto. Poi nel tempo... Cioè, sono un bel ragazzo. Sei Poi nel tempo è diventato sempre più bello. Vai avanti con le foto, fai vedere. Certo, arriviamo subito, eh. Ammazza. Ma anche la sorella. Ma chi è? Quella è la sorella. È tua sorella. Ma 12 anni, Simone. Che bella. 12 anni, che smash. La sorella, sì. Bella? Sì, molto. Beh, io, molto bella. Io ero un piccolo giro comunque, una cosa che mi portava. Ma poi perché? Quanti anni avevi nella scorsa foto? La sorella è bella. Sì. Tuttora è bella. Sì, ma vuoi mettere a confronto con me? Sono più bello della famiglia, lo sanno tutti. Siete due belli diversi. Cioè, gira la voce a Monza che sono più bello io. Sono più bello della zona, io. Vabbè, con dettagli. Io sono più bello, c'è scritto. Infatti, per quello. Fatemi scaricare le foto di Simone, ragazzi, arrivo subito. Purtroppo, ragazzi, c'è nulla da fare. Simone era bello anche a 2 mesi e mezzo. Bello. Alice. Sì, quello. Lo volete vedere? Cioè, d'occhio, non andare avanti. C'è una foto, eh? Sei proprio tu, Simone. C'è una foto che dico... Guarda, aspetta, questa, bro, Justin Bieber. Eccolo qua. Justin Bieber. No, vabbè. Dimmi se non sembro Justin Bieber, Alexi. Vabbè, Justin Bieber. Aspetta, vai. Ma dov'è che le prese queste fotografie? Mi vuole anche la mamma adesso, eh? No, esatto. Ma la mamma io ce l'ho, però. Come sì. Follia. No. Ma quella lì con il cellulare. Mamma, proprio. Che bello. Un aneddoto, ti è venuto in mente? No. Tu ce l'hai un aneddoto mio? Pensaci un attimino. Quando ero piccolo, una roba strana. Strana no. Vabbè, però no. Simone non ha mai fatto stranezze da piccolo. Simone, aspetta un attimo, parliamo tra di noi, eh. Ma tu ti rendi conto che hai preso per il culo tutto il mondo? Che da piccolo? Che ho fatto? Ma che ho fatto? No, non ho mai fatto. Tu pigli per il culo tutte le persone quando avevi 2 mesi e mezzo di vita. Tu ci hai pigliato pure tua mamma. Io, figlio modello. Ma tu puoi dirlo che sei una persona di merda? Io, figlio modello. Di che sei una persona di merda? Assolutamente no. No, Come ti permetti? Figlio di merda. Cosa sei? Esatto. No, è veramente una brutta persona lui. Veramente, purtroppo mi spiace dirlo, eh. Forse si dipinge per quello che non è. 6 mesi che non mi scriveva, mi scrive, ciao, facciamo una diretta. Una roba. Cosa? Questa è una roba folle. Cos'è che ha detto? Questa è una roba folle. Sei tu che mi scrivi per poche cose. C'è poco da ridere, regia. Musica tristissima. Piango, inizio a piangere tantissimo adesso. Sai che doveva andare a vivere con lui? E lui ha peccato all'ultimo. Non ricordo. Lui ha peccato all'ultimo. Ma è cresciuto? Dov'è? Dov'è cresciuto? Dov'è? Bravo. Lo prendo subito. Passami il cazzo. Ma che era Hitz quella? Allora, l'ho messo nel cassetto. Scusate, gli occhi. Un attimo, faccio la sorpresa. Ma hai detto che è studio? Sì, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Qua dentro. Morto. Questo è un altro morto. No, dai, non si scherza. Ah, eccolo. Esatto. È imbalsamato. Scoiattolo, non è un cresciuto. No, perché c'era pure lo scoiattolo. Non si scherza. Ma non ce l'ha fatta? No, non ce l'ha fatta e basta. Ma da solo? No, non l'ho lasciato poi via, non l'ho preso più. L'ho lasciato in studio a dei ragazzi che poi l'hanno tenuto e dopo 2 mesi. Io studio quello da più piccolino. Tu ne hai detto tu. Invece a te piaceva presentare le canzoni a scuola. Cantavi, sì, cantavi la canzone. C'era anche papà il video. Potrebbe girarmelo? Canzone... Papà! Mentre aspettiamo che arrivi questo video. Ma ha sentito? Sì, lo sto comunicando. Cosa pensi del mio lavoro, mamma? Beh, sei benissimo inizialmente. Puoi raccontare il primo giorno cosa è successo? Tu, dalle tue parole? Beh, non ero felicissima il primo giorno. Ci ho iniziato questa tua avventura. Era una sera tardi, io ero a letto, tu eri nella tua cameretta, mi sono alzata e sono entrata senza bussare e te ne ho dette peste con in live perché non mi piaceva assolutamente, non sapevo questo mondo, non lo conoscevo, al che lui ha interrotto la live, si è arrabbiato tantissimo e non l'ho capito per un bel po'. Ho iniziato a capirlo grazie sono a cazzo. 6 mesi a questa parte. Vabbè, capendo la realtà, l'impegno. No, si sta bene anche i miei genitori uguale. Sì, c'è un po' di differenza, tu fai le capi, ma c'ho... Le varie interruzioni anche, il percorso che aveva prima.
Tu invece cosa pensi della, cioè, non per sai cosa ne pensi di quello che fa Simone? Allora, io per pensare devo conoscere, chiaro, per dare un giudizio devo sapere, chiaro. Quindi, però da mamma che tu vivi tuo figlio, cosa senti? Se lui è felice, se lui guadagna, se lui si sente realizzato, cosa? No, sì, sono sempre brutto, dico, insultano sempre. Vuoi dire, cioè, ti fa piacere che mi insultino sempre? No. Ma a te fa piacere? Sì. Ti guadagna così. Fagli che, fare quello che vuoi. Sai che è un debole. Tieni qua. Sai che lui è la Simone. Mia spalla, che chiedo sempre. Matteo. Simone, tu mi hai rotto il c***o. Ma cosa vuoi? Non ho nemmeno il tempo di lasciarti. Ti ho detto una volta, vai a prendere le chiavi a casa mia. Sei passato e già lo porto con mia mamma. Che è? Ma perché abbiamo parlato? Mi fa manca mio figlio, vorrei vederlo. E faccio, ti aiuto. Faccio di tutto, vero? Allora vero. Lo farò anche io. Dai, con te. Mi dovrei aiutare anche tu con Simone. Ma certo. Mi manca mio figlio, certo. Vorrei vederlo. Ti posso invitare in live su StreamYard? No, mi dai più. Mi dai il tuo numero del cellulare. Ma te lo do ora se vuoi, così almeno siamo. E poi lo rendi pubblico. Esatto. No, beh, lo scrivo. Lo devi scrivere dopo. Esatto. Così siamo uno. Che fai così, ti spacco la bocca. Cioè. Il suo figlio? Questo è suo figlio, guarda, veramente lo è arrivato? Tanti a casa. Oddio, che carino! Mamma mia, che testa! Silenzio. Ok, arriva! Sono andato via. Ma perché sei scappato? Perché il video? C'erano 10.000 persone lì a guardare ascoltarmi, eh? Nemmeno Babbani c'ero, hai capito? Ma la follia, veramente la follia. Quasi sentivo dire. Questo era il gatto. Era il gatto pardo il giovedì sera del 2002. Esatto, già qua iniziavo a bere. Vodka Red Bull. Dentro era vodka Red Bull. Era birichino comunque, poi si divertiva da solo. Sì, no, tutto il vodka Red Bull. E poi tipo lo champagne. Cioè. Stava sbocciando, ma stava sbocciando qua per questo. Perché così sperimentava. Cosa? No, quello non lo facciamo anche vedere se è sotto cosa? Tortura. Fai vedere? No. Fai vedere. Quello non lo facciamo anche vedere sotto tortura. Fammi vedere subito. No, voglio vederlo. Quello lo faccio vedere. Manda. Lo faccio vedere manco sotto tortura questo video. Ma perché? Cos'è? Nemmeno si giftano 200 sub in 30 secondi. No, faccio mai vedere sto video, ve lo giuro. Non rompere le palle. Non lo faccio mai vedere, chat. No. Ma che balli. Non si può dire. No. Caspita. Non lo faccio mai vedere, chat. No. Bellissimo. Quando hai conosciuto il... No. Bellissimo. Lì eri grande, però. No, è quello che mi vergogna. No. Che cosa sarebbe? Ma che faccio? Quanti anni avevi? 17. E che cosa fa? Forse me l'hai già detto. Faceva aiuto, come si chiama, Fabio? No, facevo beatbox, ma non lo faccio vedere. Allora sei. Ma tu sei bravo. Bravissimo, molto bravo. No, mai. Dai. Faglielo vedere. No, non lo faccio vedere a nessuno, mi vergogno troppo. No. Ma è bellissimo. No, non ce la faccio, non ce la faccio. È bellissimo, è bravissimo. Ma sì. Hai vinto anche. Ma che hai vinto? Hai dato secondo, hai fatto l'ultimo primo, ma come ho fatto vincere? Ma anche la competizione. È quello il problema. Ma dai, bello. Ma che bello. Ma al villaggio d'estate ho fatto la competizione. C'era il drogato, il tossico, il ballerino e c'era l'ultimo fake. E poi c'ero io che facevo sta schifezza. Faccio vedere 10 secondi. Ok. Beatbox, cabra. Mamma mia. Ora mi sguglio, m***o sgarbi, veramente ti sputo in faccia. Beatbox, ignorante. Che ci faceva questo qua? Ma tu a Bari, ma che fai? Da chef divento macellaio e ti scanno. Oh, io e Fub fra 2 anni. Qua siamo, guarda. E tu qua? C'è uno che ridi. Ma me lo presento. Ma lo sapevamo, ma lo sapevamo. Questo non faccio Batman nel macellaio pazzo. Questo arriva e fa. Fai kickboxing? Ma che kickboxing? Ma lo svedo, strong. Kickboxing. Che outfit? No, scusate, analizziamo l'outfit, eh? Scarpe bianche, risvoltino, schiacciati pantaloni così. Andava di moda, Una moda. Perché tutta la giacchetta. Cos'era quello? Guarda quanti elastici, per me l'hanno dato loro. Guarda quanti elastici avevo. Fenomeno.
è quello degli altri. Vabbè, aspetta un attimo, mamma mia, non ce la faccio. Non ce la faccio, ragazzi. Dai, chiaro. C'era già Alexia a registrare, voglio ridirlo, ragazzi. Non si vede la mano. Allora, iniziamo con le balle. Basta, ragazzi, che non si è abbastanza. Dai, dai, ero due. Quindi è stracoppiato così. Sì, sì, sì. Tre. Allora, se tutto ci spostassi pubblicamente. Oh! No, 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 aspetta, aspetta. Basta. No, no, no. No, no, non ce la faccio, ce la faccio. Stop, stop, per favore. No, no, dai, ci sei. Ho sbagliato tutto adesso per quello. Ma sei bravo, senti, sono per lui. Ti stai emozionando. Non so cosa più fare. Una volta hai finito, ma adesso giù. Gioia. E così no, poi sbagliato la mamma. No. E dal nulla ha buttato via la carriera da beatboxer per fare lo streamer. Ma la mano, vedi che era là così? Sì, sì. Che era là così che... Ah, spaccavo, spaccavo. No, 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 ragazzi. Ve lo giuro, ragazzi. Sto per avere un prolasso anale. No, no, non si dice. No, per dire, avevo un problema al cuore. Guarda, mi sta venendo un infarto questa cosa. Allora, noi abbiamo detto al tipo della casa che siamo qui per il lavoro. Il rosso ha messo questa. Sì, allora vi spiego. Ma poveri diversi. No, 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 no. Abbiamo messo quella foto lì come presentazione per fare città Airbnb. Non ci davano la casa. Ma veramente? Sì, sì, mi sono messo gli occhiali di una ragazza e ho fatto la foto. Dietro non mi ha messo base mensile personale a caso, se le notate. Ma era per. Se no, non mi prendevano. No, 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 prima di andarci è successo questo, mamma. Aspetta. Non ne ha più. Come stai? Non stavo bene. Mamma mia. Vabbè. Era stanco. Era stanco. Però mi sentivo di chiudere gli occhi. Cioè, era un attimo. Era un attimo nell'oltretomba per 10 minuti. Ma andate a salutare. È andato a salutare Scroto per 10 minuti. Ma mi sentivo di chiudere gli occhi e venire a dormire. Come andare? Sei vivo? Ma non avevo dormito due notti quando dormivo. Avevi bevuto? Ma va! No, è perché era stanco. Bevono tantissimo. Ma va! Si vede, poi i risultati, dai. E sta vomitando, infatti, guardate. Che schifo. Guarda la situazione. Dovevamo partire dopo 2 minuti. Ma non sta molto bene, ho vomitato, guarda. Nella palma, non so. Questo cos'era? Aspetta che stavo cercando. Giugno, no, ma in realtà stavo sistemando le piante qua. Cioè, senti. No, che schifo. Ho fatto un vomitino, mamma, scusa. Vabbè, che mese era questo? Aprile dell'anno scorso. Va bene, allora eccoci qui, ragazzi. Eccoci qui. E ringraziamo le mamme per essere passate. Un applauso. Grazie mille mamma, grazie mille mamme, grazie mille gentilissimi. Abbaio sulla figa. La tua tipa nuda in club, muove la culita. La tua tipa nuda in chat, fa la pervertita. Manda nudes su WhatsApp della fragolina. Non mi abbono su OnlyFans e abbaio sulla figa. Sono rosso, io la scopo con la candida. Ne esco rosso pieno di sangue.